Via. Buongiorno, buon pomeriggio. Iniziamo questa diretta. Siamo puntuali. Diamo sempre qualche minuto a qualcuno che si collega sul momento. Oggi una ricetta Faremo una ricetta, un aperitivo, un antipasto. Quanti sono collegati? Incominciano. Ecco Ok. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un po' alla volta aspettiamo le persone che entrano. Prima di dare spiegazioni, mettiamo un paio di minuti. Io sono Annalisa, sono una consulente Life Prime da quasi 4 anni. Mi sono innamorata di questo articolo come in una dimostrazione e da lì, come tante altre nostre colleghe, hanno deciso di fare le consulenti perché è proprio un articolo che ti prende il cuore, è un prodotto che ti prende il cuore. Questo articolo è un prodotto, questo è un ottimizzatore. Chiamarlo coperchio è un po', come si dice, sminuirlo. È un coperchio, un ottimizzatore che va bene su ogni, faccio vedere, questa è una misura 27. E va bene dalla misura 27 alla misura 16. Si riesce ad adattare su più pentole. Qualcosa devo dire. Certo. Anche se le persone non stanno entrando un po' alla volta. Questo ottimizzatore di cucina è tutto in acciaio. Vi faccio vedere che quando arriva, se fate un ordine, arriva. E questa pellicola bianca comunque va tolta. Non va tenuta. Vedete? Si solleva e si toglie e diventa color acciaio. Il coperchio è tutto acciaio, puro acciaio. Volevo solo farvi vedere subito come si fa a montare, poi magari mi dimentico. È composto da un piatto, una vite, un distanziatore, il condensatore, si appoggia e il pomolo. In plastica, l'unico pezzo in plastica che è questo è il distanziatore, è tutto in acciaio. Si può mettere il lavastoviglie e questo è il nostro ottimizzatore. Va bene sulle vostre pentole di casa, su se avete un piano cottura induzione, se avete un piano cottura gas, elettrico, sulle vostre pentole di casa si adatta su ogni pentola. Questa è una misura, una forma quadratonda che si può utilizzare sia sulle pentole quadrate che sulle pentole tonde. Questa, vedi, questo qua è una misura 20, perciò va bene anche su questo pentolino qua. L'importante è che questo, il manico, non tocca il coperchio, che se resta sul bordo della pentola, perché se rimane leggermente così inclinato, non fa il suo servizio. Questo è il nostro ottimizzatore. L'unica controindicazione che ha questo coperchio è che non va accesa la cappa durante l'utilizzo, perché la cappa sfalsa il sistema che si crea all'interno perché questo coperchio riesce a tenere le temperature basse nelle cotture, non supera i 100 gradi. Si crea all'interno delle pentole quest'aria calda umida che ricicla all'interno, prende aria fredda da questi fori, siamo fuori di Venturi, e rimane a temperatura costante. Accendendo la cappa, il discorso è che c'è una forzatura, un aspiraggio forzato dell'aria che si crea dentro. Automaticamente si non funziona, non fa il suo servizio, non fa la sua funzione. Incomincio a spiegarvi la nostra ricetta di oggi. Questa ricetta l'abbiamo già proposta più o meno un anno fa, come oggi, come questo periodo, perché è prima di Pasqua. La mia collega Maria Petrilla l'aveva proposta in una delle nostre prime dirette. Logicamente, alle prime dirette eravamo
150, 300, 500, siamo saliti piano piano. Adesso siamo arrivati a un 30.000 membri abbondanti, perciò mi sa che qualcuno non l'ha vista, perciò non la riproponiamo, perché è veramente gustosa, sfiziosa ed è un'idea alternativa alla classica colomba o al classico aperitivo in famiglia. Io ho preparato questa colomba, adesso vi faccio vedere come fare i rotolini, così incomincio a mettere in cottura, così risparmiamo, ottimizziamo i tempi di cottura. Qui ho preparato i rotolini, spennello con un po' di uovo, queste cotture oggi il sabato non lo dedichiamo perché facciamo più dirette durante la settimana, una tutti i giorni, alcuni giorni anche due, facciamo più dirette, oggi il sabato non lo dedichiamo alle cotture col kit forno, le cotture con i lievitati, perché durante la settimana, tipo il lunedì, abbiamo la diretta base alle ore 16 e lì spieghiamo proprio bene tutte le varie cotture, pasta, riso, pizza, fritto. Al sabato invece preferiamo un argomento singolo. Per mio gusto, io ho preparato così con un po' di riso e ci metto su dei semi di zucca per far diventare croccante l'aperitivo. Mettiamo un po' qua e là e li mettiamo in cottura. Vi faccio vedere com'è composto il kit forno. Allora, il kit forno è una pentola in alluminio alimentare. Il vecchio modello, la vecchia, arrivava con questo omino, con un omino, un distanziatore, perché in questa pentola non ci mette dentro niente, non c'è dentro né acqua né niente, è una pentola col calore crea l'effetto forno. Adesso invece in dotazione arriva con una griglia. A mio avviso con la griglia è più sfruttabile, perché alcuni clienti, ma io l'omino non ce l'ho, mi piaceva. È bello l'omino, però alcune volte, tipo se vogliamo mettere dentro una teglia in silicone, se vogliamo mettere dentro qualcosa di un po' più piccolino, non è molto comodo. Invece l'alzatina, così, con la griglietta, secondo me ha più funzionalità. Allora, lo mettiamo dentro. E accendiamo. Il coperchio sul kit forno, la misura sua è il 35, vedete, questo qua è la misura 35. Il 35, come dicevo prima, si può adattare su più pentole, fino alla misura 16. L'importante è che il manico della pentola non tocca. Mettiamo fiamma alta, ognuno fa un po' alle sue tempistiche, dipende dalla cottura, dipende dall'alimento. Io consiglio sempre 20 minuti a fiamma alta, poi lo controlliamo. Quando vedo che, secondo me, è una cottura che va bene, quando vedo che diventa croccantina, spengo e va in autocottura. Vi faccio vedere come si fa a fare il rotolino di sfoglia. Calcoliamo che dentro qui ho usato circa due sfoglie rettangolari tagliate a strisce. L'ho divisa prima in due, poi l'ho divisa in cinque parti. Ho composto 10 strisce di questa misura. Poi, logicamente, potete mettere dentro gli alimenti, gli ingredienti che volete voi. Io ho preferito, avevo in casa il prosciutto cotto. Ho messo il prosciutto cotto, così. Poi ho messo la zucchina, è cruda, tagliata sottile. Ho messo la zucchina e ho tagliato il galbanino quello ovale lungo. Poi potete fare specche scamorza, come preferite voi, tutti gli ingredienti che volete voi. E poi io me la faccio, vedete, chiudo così sotto in modo che si sigilla e lo metto dentro. E l'ho messo dentro nel pirottino della... Adesso, perché è Pasqua, ho usato la forma della sagoma. Quella forma della sagoma della colomba è di mezzo chilo. E ci sono dentro circa 17-18 rotolini. Vedete? Faccio così. E io ho riempito
e ho riempito la sagoma. Adesso mandiamo in cottura. Se li spostiamo che non servono più. Intanto che aspettiamo la cottura della colomba salata, ho preparato per fare una pizza. Allora, la pizza con il nostro ottimizzatore di cucina si può fare direttamente sul fornello, non serve per forza usare il kit forno o bisogna, con il nostro ottimizzatore di cucina non si utilizza più determinati elettrodomestici, come può essere la pentola a pressione, il forno elettrico, la friggitrice, la tostapane, determinati alimenti, determinati elettrodomestici si tolgono. Poi vedete, c'è gente che ha eliminato il forno, c'è gente che ha eliminato la cappa, perché a questo punto, con questo sistema di cottura, la cappa non serve, chi la usa solo per la luce e chi l'ha completamente tolta. La pizza si cuoce direttamente sul fornello in 10 minuti, 10-12 minuti. Io qui ho fatto un impasto, ho fatto una farina mista, integrale, farina integrale, metà integrale, metà di grano duro e un po' di Manitoba. Vedete? E da ieri, l'ho impastata ieri sera, vedete come soffice. Questa pizza me l'ha suggerita una mia cara amica, la mia amica Giusy, che in questi giorni qua è un po' in convalescenza. Me l'ha fatta assaggiare a casa sua l'altro giorno e ho rubato la sua ricetta. Mi è piaciuta molto. Un po' di crescenza. Poi le quantità decidete voi. Come sto cucinando adesso la pizza è una griglia, la nostra griglia, che chi l'ha acquistata precedentemente, chi ha avuto l'opportunità di riuscire ad acquistarla, tante volte, tanti clienti ci chiedono: ma posso fare la pizza sulla griglia? Assolutamente sì, anzi, viene bella croccante. Ho messo e mettiamo su dei semi misti. Qua sono semi misti, c'è cioè semi di girasole, semi di zucca, quinoa, vari semi, e la condiamo così, diventa bella scrocchiarella. Giusy, guarda che ti ho copiato. Ok, mettiamo in cottura. Questo, la griglia, logicamente per fare la pizza non si può usare il coperchio 35. In questo caso dobbiamo forse usare il cupolone. Questo qua è il nostro cupolone. Accendiamo a fiamma alta. Un paio di minuti a fiamma alta, poi passiamo la fiamma circa 10 minuti, la pizza è pronta, bella croccante sotto e morbidina sopra. Se volete l'effetto croccante sopra e sotto, invece di condirla subito, la fate andare in padella un minuto, due minuti, poi quando riuscite a girarla, la parte morbida va sotto, la parte sopra è diventata un po' croccantina, mettete il condimento, pomodoro, quello che volete, mozzarella, non c'è problema, e la fine la fate lo stesso la cottura. Intanto che aspettiamo le cotture, vi volevo dire che con le nostre dirette si può avere, invitando 4 persone e dimostrando che queste 4 persone, dopo dando i numerativi alle vostre consulenti che vi avete sul gruppo, può avere questo il baby gratis. È un pentolino, è un coperchietto che va sul pentolino misura 16. È il regalo, è sempre 11-11, ma è piccolo, ma effettivamente si possono fare tante cose. Nel pentolino col piccolino di 16, in questo pentolino qua, si può friggere, si può fare la pizza, si può fare la pasta, il riso, si può fare tutto, logicamente in misure più ridotte. Vi volevo dare un suggerimento come preparare una besciamella, se qualcuno di voi, perché quando di solito per praticità non faccio lasagna perché non c'ho la besciamella, però farla in casa è veramente facile. Io vi do dei consigli. Qui dentro io vi do gli ingredienti per un litro di latte, però io sto facendo per mezzo litro perché non me ne serve così tanto, devo fare stasera le lasagne. Un litro di latte ci vogliono 100 g di burro, 70 g di farina. Queste sono le dosi per un litro di latte. Con queste dosi vi viene una besciamella bella cremosa. Se la volete un po' più soda, dovete aggiungere qualche grammo di
farina. Se la volete un po' più liquida, dovete togliere qualche grammo di farina. Qui adesso accendiamo il tempo della pizza, 2 minuti sono passati, abbasso un po' la fiamma e metto 10 minuti. Questo sistema con questo, fare questa besciamella vi assicuro che non vengono né grumi né quell'effetto ruvido. Si fa sciogliere il burro con la farina. Qua si chiama, questa base si chiama cru, si fa tostare. Il latte io l'ho fatto leggermente scaldare poco poco, ma comunque si può fare anche da latte freddo. Quando facciamo gli inviti con le nostre amiche sul gruppo e riusciamo ad avere un fatturato anche solo di 150 euro, l'azienda permette alla cliente di riuscire ad acquistare con un minimo contributo di spesa questa bellissima quadrota in terracotta, con già quello spalgifiamo incorporato, compreso nel suo coperchio. Così quadrotta e coperchio a 11,90 euro, un contributo di veramente ridicolo. Aspettate, vi faccio vedere. Vedete? Bisogna far rosolare la farina con, basso poco poco la fiamma. Io capisco dal profumo che bella tostata. Se la fate lasciare troppo bianca non viene un bel profumo di abbrustolito, se invece la fate andare troppo si prende un po' di quel profumo, sapore di un po' di bruciacchiato. Però deve prendere un color caramello per farvi capire la tonalità, un caramello chiaro, vedete? Così è già pronto. Aggiungiamo il latte e intanto mescoliamo. Poi va condita a piacere, io metto solo un po' di sale e un po' di noce moscata, c'è chi ci mette il pepe, che viene bella profumata. Poi, vi ripeto, ognuno c'ha il suo gusto. Aspettiamo che prende il bollore e la besciamella è pronta. Ogni tanto, un paio di volte, la giriamo. Vi voglio far vedere la pizza che sta cuocendo. Vedete? Già ha fatto la sua parte croccantina. Allora, la besciamella. Questa è la versione classica, tradizionale. Io vi voglio proporre anche una versione light, vegana, senza glutine. Uno dice, ma di cosa sa? Sarà, sicuramente saprà di meno, però comunque per condire una lasagna che ha problemi di intolleranza, in qualche modo bisogna fare. La besciamella, se si fa e si con anticipo e si deve usare tipo il giorno dopo risulta sempre un pochino più gnocchina. Basta aggiungerci un po' un goccino di latte, un goccino d'acqua, dagli un'altra frustata che si rigenera e si può utilizzare. La besciamella è pronta. Quanto ci ho impiegato? 3 minuti e più. Vedete? Poi più si raffredda e più diventa soda. È quello che spiegavo. Se dobbiamo usarla subito per una lasagna, per farla in padella, è meglio farla leggermente un po' più densa. Se invece deve fare per usarla dopo qualche ora, è meglio lasciarla a questa consistenza, che comunque si rassoda. La besciamella è fatta. Finito. Visto? Mi piace dare questi suggerimenti perché tante di noi casalinghe magari si stanno avvicinando adesso a
magari alla passione della cucina, ragazze giovani che certo vanno a studiare, che magari vanno via di casa e non hanno idea di come cucinare. Con questo sistema di cottura, veramente, chi non sa cucinare, non ha proprio idea, con poche manovre, con poche regole, cuciniamo tutto. Chi invece sa cucinare con due coperchi, vi assicuro che cucina il mondo, cucina di tutto. In 35-40 minuti, se riusciamo a fare un primo con un secondo completo di contorno. Questa è la versione vegana senza lattosio e senza glutine. Io qui ho pesato, scusate, mezzo litro di acqua. Faccio bollire. Nel frattempo ho preparato qua il peso giusto per mezzo litro di liquido ed è una farina senza glutine, farina di riso. Aggiungo l'olio, a differenza di quella classica che c'è una quantità la quantità del burro, invece con questo sistema qui vado un po' a occhio. Quando diventa una salsina cremosa, vuol dire che è pronta. Ed è consigliato metterla nell'acqua calda. Se però volete usare il latte, io vi sto dando la versione proprio più neutra possibile. C'è chi ha intolleranza al glutine e anche intolleranza al lattosio. Perciò usando l'acqua, vedete, si crea questa salsina, questa cremina. Poi il sale, lo spezie, possiamo metterlo adesso, noci moscate e sale, possiamo metterla adesso, possiamo metterla dopo, non è indifferente. Logicamente, in questo caso vi consiglio di usare un po' più di spezie, un po' di pepe, un po' di sale, di noce moscata, in modo che ha un po' più di aroma. Vedete? Bolle il latte, diamo una curiosata alla colomba, vediamo qua un po', vedete che comunque è bella morbida. La differenza tra il kit forno, qui è andato in palla il timer, mi ha abbandonato. Più o meno ci siamo. Pizza è pronta. Non sono passati neanche 10 minuti. Aspettate che intanto che si scalda l'acqua della besciamella, vi faccio vedere la pizza. Voilà. Si vede sotto? Che bella croccante. Aspettate che vi faccio un taglio. Sentite, eh? Logicamente rimane chiara perché non la vedo su né pomodoro né niente. Vedete? Bella croccante. Mi piace, Giusy, ti piace la pizza con i semi? Adesso qui l'acqua sta bollendo. Io metto la mia farina condita con l'olio e frusto. Stesso sistema di tagliate. Nel frattempo la farina si addensa e ti fa questo effetto. Poi
Anna, c'è qualche domanda? Devi spiegare come hai fatto a assemblare la colomba dopo. L'ho spiegato prima? Ancora. Adesso vi faccio vedere. Mettiamo la fiamma al minimo. Qualche persona è entrata dopo, non è riuscita a vedere. Allora, io ho messo insieme. Così vi faccio, vi srotolo il rotolino. Vedete? Ho preso il rotolo della pasta sfoglia. Una pasta sfoglia rettangolare divisa in 10 parti, prima in 2 poi in 5 per la lunga. E ho ottenuto queste strisce di pasta sfoglia. E ho messo un po' di prosciutto, una zucchina e un pezzo di formaggio, in questo caso ho usato il galbanino. Ho girato modello rosellina e ho sigillato il sotto in modo così se per caso il formaggio non fuoriesce. E questa è la rosellina, la mettiamo dentro nella nostra sagoma, in questo caso ho usato una sagoma della torta della colomba. Possiamo usare una torta normale, possiamo mettere la ciambelliera, possiamo usare quello che vogliamo. Vedete? La salsa è pronta. È un effetto, poi raffreddandosi. Mi fai vedere la pizza da sotto, mi è venuta. Vedete? Questa è la besciamella light. Molto light. Aspettate che sposto questo. Aspettate. Vedete? Che bella croccante. Visto? Grazie. Allora, la nostra azienda fa una raccolta punti. A ogni cliente che desidera fare la raccolta punti può aprire questa raccolta punti, non ha importo economico, non ha impegno, nel senso deve solo fare il passaparola. Se questa cliente si trova bene con l'ottimizzatore, se questa cliente si trova bene con i nostri prodotti, fai pubblicità, basta che ne parli con tua mamma, tua sorella, tua vicina in casa, le tue colleghe e fai pubblicità. Quando questi tuoi contatti acquistano, si fa una raccolta punti come può essere un supermercato. Va tutto sul portale di questa signora. In automatico, quando raggiunge il tot di punteggio, ha dei regali gratis. E i regali gratis sono veramente completamente gratis, senza spese di spedizione e senza contributo alla consegna. E chi è collegato in questa pagina, tante nostre SB, si chiama raccolta punti delle SB, è veramente che mettono, come dice, in video, fanno le foto dei loro regali che sono tutte belle e contente, perciò è conveniente fare la raccolta punti, economicamente non ti costa niente, è solo fare il passaparola. Con questo ottimizzatore si possono cucinare direttamente sul fornello, giocando con la fiamma, i risotti, le pasta asciutte, friggere, gli arrosti, da decongelato, carne anche da congelato direttamente in padella, come trattare un alimento fresco. Possiamo mettere la stessa pentola, un alimento fresco, tipo uno spiedino sul gelato, se siamo dimenticati di tirare fuori il momento, arriva un ospite, il più momento, siamo fuori dal freezer, contemporaneamente nella stessa pentola e nella stessa tempo di cottura. Quando poi la cottura è ultimata con 12-15 minuti, gli spiedini sono completamente cotti, tutti e due omogeneamente, non riesce a capire qual era quello sul gelato e quello fresco. Facciamo anche la cottura, possiamo fare anche della cottura delle verdure a vapore, la cottura della... qualsiasi tipo di cottura che voi amate, non dovete ribaltare le vostre ricette o ribaltare la vostra abitudine di alimentazione, dovete solo giocare con le fiamme e si cucina tutto, in meno tempo, non si sente odore, si riduce l'odore del cibo in casa e c'è, l'alimento è più gustoso, è più salutare. Se facciamo la cottura delle verdure, noi abbiamo le verdure che il loro colore brillante, come questa, la carota rimane un bel colore arancione, la zucchina, i piselli, i peperoni, trattengono il loro colore come se fossero crudi, però veramente sono buonissimi. Qualche minuto, la colomba è quasi, io adesso in questo caso metto in autocottura, spengo, riesce a venire qua dentro a vedere?
Vedete che è già fatto qui l'effetto dorato? In questo caso io spengo e metto in autocottura. Questa l'ho preparata ieri, perché i tempi tecnici non ci... Questo è il risultato, l'ho preparata ieri. Logicamente la sfoglia, quando fatta il giorno prima, fatta e consumata, sicuramente è più buona, e perché messa in frigorifero si prende un po' di quel freddo del frigorifero. Però vi voglio far vedere. Facciamo così e prendiamo la nostra rosellina già porzionata e possiamo fare il nostro aperitivo con gli amici a casa, che è già porzionata, vedete? È già tutta farcita. Anche fare una cosa all'ultimo momento sicuramente fa la sua figura. Va bene, allora, ma è passata la mezz'oretta, cerchiamo di non tenervi troppo impegnati perché magari poi vi annoiate, cerchiamo di fare le dirette un po' più veloci possibile per non... Sare consigli chiedere ai vostri consulenti. Per qualsiasi consiglio, ognuno di voi è stato invitato da qualche consulente, da un'amica, questa amica avrà una consulente, per qualsiasi cosa chiedete ai vostri consulenti. Per le promozioni abbiamo promozione tipo questo, che è coperchio 27 con la pentola 24, andiamo. Come promozione abbiamo il nostro kit forno composto così, coperchio 35 più kit forno, e nel kit forno comprende sia la pentola tonda che ho messo dentro la colomba, sia una ciambelliera. E il distanziatore sotto, o l'omino all'epoca, o adesso la griglietta. Noi abbiamo parecchie promozioni ancora in operativo, in attivo. Abbiamo anche un'altra pagina che parla di benessere natura, di prodotti di naturali, e anche quella sta andando bene. Mettere le ricette, vero? Poi, finito il video, finita la diretta, metteremo le ricette scritte con, vi ripeto, io la dose che ho fatto oggi l'ho fatta per mezzo litro di liquido, però la ricetta che metto la metterò per un litro. Se a voi ve ne serve la metà, se siete poche persone, basta che dimezzate le dosi e il risultato è assicurato. Questa è pronta. Va bene, vi ringrazio, mi ha fatto piacere che siete stati in nostra compagnia. Vi sfido a fare qualsiasi cottura e mettere, postare le vostre ricette sulla nostra pagina di Facebook, che hanno molto successo. E tanti clienti si passano le ricette e siamo tutti contenti. Noi, specialmente consulenti, siamo molto contenti. Vi ringrazio, ciao a tutti.